social. Ed eccoci nuovamente qui a Live Social, carissimi amici ascoltatori, sempre sulle frequenze di Radio News 24. Sono in collegamento telefonico con un esperto di scienze motorie, parleremo ovviamente laureato in scienze motorie, parleremo assieme a lui di giochi da fare in casa con i bambini. Quindi genitori all'ascolto, drizzate bene le vostre antenne, le vostre orecchie, insomma questo è importante da condividere. Lo faremo con Antonio Borriello. Benvenuto a Live Social. Ciao Riccardo. Ciao Antonio, un saluto a te e agli ascoltatori. Dunque, ecco, siamo in un periodo molto delicato, piuttosto difficile sotto tanti punti di vista. Si trascorre il proprio tempo in casa. E quali giochi e attività varie possono fare i genitori, quindi intrattenere a livello ludico i propri figli a casa? Allora, noi siamo un'associazione di laureati in scienze motorie, abbiamo pensato di proporre dei giochi che noi proponiamo anche in palestra, ma che possono essere adattati a casa. Ci sono diversi tipi di giochi in cui si stimolano gli schemi motori, come esempio saltare, e il gioco della campana, molto semplice, fatto in giardino, sul proprio marciapiede, sul proprio vialetto, o addirittura anche magari utilizzando le piastrelle del pavimento di casa. Oppure degli altri giochi, anche magari di giocoleria, fatti anche molto semplicemente con i calzini arrotolati. Si prendono i calzini arrotolati, benissimo anche se sono magari di colore diverso, e si prova a fare il gioco del giocoliere con, al posto di avere tre palline, si hanno tre calzini arrotolati, e si deve cercare di farseli passare di mano in mano. Oppure esempio degli altri giochi, utilizzando delle vecchie scatole di scarpe con le quali costruire una sorta di percorso per delle biglie, che possono essere fatte anche molto semplicemente con della carta argentata arrotolata, e lì si lanciano utilizzando le dita, come se fossero una sorta di subuteo oppure delle biglie. Certo. Ecco, questi sono tutti dei giochi che si possono fare in casa con materiale anche che tutti quanti hanno in casa, o in cucina o... Buono a sapersi, insomma, la fantasia non c'è limite, e appunto da parte dei genitori ci possono essere tante idee per intrattenere i loro figli, insomma, a 360 gradi. Un bambino ha bisogno comunque anche in questo periodo di esplorare, soprattutto scoprire il mondo, specie se è molto piccolo o piccola, con le proprie mani, il proprio tatto, insomma, rendersi conto dei diversi materiali, di quello che tocca, dei colori, ci sono tante cose. Cari ascoltatori, condividiamo tutto questo tramite i canali, profili social, per rimanere sempre aggiornati. Ecco, facciamo un po' più un focus, quasi in conclusione dell'intervista, un consiglio che vuoi dare ai genitori, al di là di tutto, pianificando la giornata con varie attività dentro casa, per dare il giusto spazio ai propri figli? Ecco, un consiglio che mi viene da dare è quello di cercare di organizzare comunque la giornata come se fosse una giornata normale, e quindi la sveglia alle 7:30, 8:00, fare colazione assieme, e dopo la colazione magari dedicarsi ai compiti che danno gli insegnanti con la didattica a distanza. Finito i compiti, un'ora, un'ora e mezza, due ore, quello che si richiede, e fare una piccola merenda, e magari dedicare l'ultima parte della mattinata a dei giochi che a quel punto lì non siano interattivi con telefono, con computer, ma che siano dei giochi in cui si costruisce e si fabbrica qualcosa.
in cui viene stimolata anche molto la creatività. Assolutamente, assolutamente, ottimo consiglio questo. Insomma, cari ascoltatori, prendete atto, prendete nota di tutto ciò. Siamo giunti in conclusione. Prima di salutarci, dico anche a te che stiamo collaborando con lo Spallanzani di Roma, al quale devolveremo parte del ricavato delle nostre interviste in beneficenza per sostenere la ricerca contro il Covid-19. Qui abbiamo anche dei contatti. Partiamo dalla pagina Facebook Sport and Fun, una pagina completa, mettete tanti like, mi piace, mi raccomando. Il sito web sportandfun.org, una home page efficace, così come tutto il resto delle pagine da visitare. E poi abbiamo il profilo Instagram sportandfun_sd, tante foto e clip video, non manca nulla, condividete, mettete tanti like, mi piace. Per concludere, l'indirizzo email anto.bor369@gmail.com. Un saluto, un ringraziamento ancora a Antonio Borriello, un saluto a tutti, grazie Antonio. Grazie Riccardo, ciao. Rimanete qui con noi su Live Social per nuove interviste e nuove storie. Live Social.